Chapeau pour Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel va gagnare la 2ª étape del Tour de France 2021. Amiche e amici appassionati di grande ciclismo, buonasera e benvenuti su Mourinho Speciale Ragazzi, seconda tappa di questo Tour de France. Seconda tappa in Bretagna, l'arrivo quest'oggi era fissato al Mur de Bretagne e Mathieu Van Der Poel ha fatto un qualcosa di incredibile, perché non solo ha vinto la tappa, ma è riuscito anche a prendere la maglia gialla. E lassù, lassù c'è suo nonno materno Raymond Poulidor, che nonostante 7 podi al Tour de France non è mai riuscito a vestire la maglia gialla. Ora, Van der Poel sicuramente non riuscirà mai nella sua carriera a vincere un Grand Tour, a vincere un Tour de France. Però ha dedicato questa vittoria a suo nonno che in così tanti anni di carriera ha vestito la maglia gialla di leader della classifica generale al Tour de France. Ma Mathieu Van der Poel ce l'ha fatta. Andiamo per ordine. Fuga di 6 corridori che ha animato la frazione, una fuga anche abbastanza agguerrita con Anthony Perez della Cofidis, Ide Schelling della Bonansgrohe, Cabot della Total Direct Energy, che ha un nome nuovo che non mi ricordo sinceramente, poi Simon Clark della Kubeka Assos, c'è stato anche spazio per Edward Teuns della Trek-Segafredo e per Jonas Koch, mi pare di chiamare Jonas di nome, della Intermarché Vanticoubert. I sei hanno avuto un vantaggio massimo sui 3 minuti, quindi era chiaro che loro non avrebbero avuto assolutamente nessuna chance per portarsi a casa la tappa. Dietro tira soltanto De Klerk, uomo della maglia gialla di Julian Alaphilippe. Gli altri, vista anche la superiorità dimostrata da parte del neopapà di Nino, appunto Alaphilippe, il figlio che è nato appunto dalla relazione fra Mario Rus e Julian Alaphilippe, le altre squadre non hanno aiutato la Quick Step per gran parte della frazione, in quanto comunque, vista la dimostrazione di forza di ieri sull'arrivo di Landarno, molte squadre si sono spaventate di ciò. C'è una grande lotta fra i fuggitivi per ogni traguardo, sia volante che GPM, con Schelling che riesce a conservare la maglia a Pois, di leader della classifica dedicata ai GPM, non con qualche difficoltà contro un Perez che è stato davvero molto molto aggressivo nei confronti dell'olandese della Bonansgrohe. Traguardo volante che viene vinto da Teuns nella fuga e da Caleb Ewan nel gruppo, e si vede come Caleb Ewan abbia voglia di puntare alla classifica della maglia verde in questo Tour de France. E successivamente vengono ripresi al terz'ultimo GPM gli ultimi due che sono riusciti che hanno deciso appunto di rimanere in fuga, ovvero Cabot e Teuns, uno dei due credo che sarà premiato come corridore più combattivo della tappa. Primo passaggio al Mur de Bretagne, che vi ricordo per l'ultimo GPM di giornata regalava anche a buoni per la classifica generale 8, 5 e 2 secondi rispettivamente a primo, secondo e terzo, c'è l'attacco di Mathieu Van Der Poel che viene ripreso proprio sulla linea del traguardo del GPM, 8 secondi per lui, 5 per Pogačar che arriva secondo e 2 secondi per Roglic che arriva terzo. Al Quan Bonus, occhio però perché mi hanno detto, in pratica mi ha detto Ale, mi ha fatto notare che le borracce devono essere prese soltanto prima del primo passaggio al Mur de Bretagne. E Lulu ha preso una borraccia da parte di un massaggiatore della De Koenig poco dopo il passaggio sul GPM del Mur de Bretagne. Quindi non vorrei dire, poi vedremo se ci sarà una penalizzazione, come lo scorso anno quando si dovette togliere la maglia gialla che poi venne vestita da Yates. Adam Yates, chiaramente, non sa. Successivamente, ritmo che viene scandito dai corridori della Ineos Grenadiers con Dylan Van Baarle che scorta i suoi capitani, perché del resto sono più di uno il capitano della Ineos, verso il Mur de Bretagne. Qui c'è l'accelerazione di un uomo della Alpecin Phoenix, credo sia Xandru Meriç, vado un po' a memoria perché non l'ho riconosciuto. Lo segue Formolo, però si muovono troppo presto e vengono riassorbiti dalla balena gialla guidata dagli uomini appunto del gruppo. Successivamente prova l'attacco su Nicole Brelli, però è il classico scatto del morto che arriva poco dopo lo striscione all'ultimo chilometro. Ci stavo quasi per credere, però su Nicole Brelli purtroppo non riesce a tenere le ruote. Era il classico scatto del morto. A questo punto ripreso su Nicole Brelli da Van der Poel. Van der Poel tira dritto. Pogačar e Roglic come al solito non si mettono d'accordo. E intanto qua stanno facendo rivedere la volata che ha visto in seconda posizione Pogačar, che quindi si prende 6 secondi da buono, 4 secondi da buono Roglic. Quindi i due stanno lottando a da buoni in classifica generale. In questo caso credo che
sia comunque Pogačar davanti rispetto a Roglic di pochi secondi. Occhio perché qualcuno ha perso tempo. Nibali ha perso poco meno di 10 secondi nei confronti del gruppetto, diciamo, Roglic e Pogačar, però soprattutto la notizia è che una ventina di secondi, la vado molto a memoria, li ha persi Geraint Thomas, e sono sicuro che era lui perché Geraint Thomas si riconosce dalla pedalata. Li ha persi anche Miguel Ángel López. Ormai il suo tour è dedicato, credo, all'ambizione di classifica di Enric Mas, con López che quindi ci riproverà, credo, alla Vuelta di Spagna per essere il capitano della squadra diretta del Leone 2. Ha perso tempo, credo, anche Jakob Fuglsang. Mi sembra di aver visto lui. Comunque, detto questo, domani prima occasione vera per le ruote veloci. Prima occasione vera per le ruote veloci, quindi sarà una tappa un po' più bruttina rispetto a queste ultime due, però questo Tour de France ricco di stelle è partito subito col botto. Complimenti a Mathieu Van Der Poel per questa maglia gialla, sta ancora piangendo probabilmente di tutte le volte che suo nonno gli ha raccontato di quanto fosse andato vicino a tanto così dalla conquista del simbolo del primato e non c'era mai riuscito. Ma Van Der Poel ci è riuscito. E sono queste le immagini che ci piacciono del grande ciclismo, non le immagini delle cadute che hanno spopolato il web. Queste immagini dovrebbero spopolare il web, non quelle delle cadute. Detto questo, mia analisi fatta. Ecco qua, a 8 secondi, ora nella generale c'è Alaphilippe, 13 Pogačar, 14 Roglic, 24 Kelderman, 26 Hegemon Lemaa, assieme a Higuita, Vingegaard in top 10, assieme a David Godu. Vi saluto e vi ringrazio ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!